Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di macete. Scoppiettante. Ciao a tutti. Buonasera. Buonasera amici. Ciao. E benvenuti a Macete Live. Ma non ci si vede da tempo immemore. Esatto. Noi non sappiamo neanche spostassimo, rimasti semplicemente Lori, qua. Mi sono rivada. E sì. Lori era già qua da ieri. Sì. E noi come siamo, dobbiamo subito dimostrare una roba, perché noi arriviamo qua. Sì. E troviamo delle cose quando arriviamo qua. Ah sì sì. Già, perché non è che noi andiamo in giro a caso. Noi abbiamo delle persone che ne porta delle cose e ne nutri. Siamo le loro nutrie. Siamo le loro nutrie. Dove viene a portare le robe? Dove le allora. Senti che del Drio allora, del qua, amico qua. Vedere. Perché guarda. Così abbiamo ogni dunga il suo. Intanto mostra prima Max. Noi sacchetto con scritto Maxino, che non si capisce. Magari che non pensi che io devo spartirlo con qualche dun. Attenzione. Con ovo de Pasqua, pinza, presnitz, sì. Alka-Seltzer, tutto. Figo. Anche amico. Guarda, anche amico qua, l'ovone di Pasqua, il presnizzone, tutte robe buonissime e c'è anche scritto Flavio, te vedi? Allora, mi pare che è il pacco più pesante. No, scherzo. Intanto c'è anche una lettera dentro. Ma dai. Allora, fa una roba, apri. Mi apro, vedo se non sei in diretta, senza se insulti. Che meraviglia, è quasi un disastro, ma penso questa cosa meravigliosa, guarda. È meraviglioso. No, figo. È tutto anche una super pinza. Meraviglioso. Ma quasi delle altre cose anche. Quella, questo è per i giornalisti, eh? Questo è per i giornalisti. Per i giornalisti. È quel gruppo forte. Ma no. E avevamo dalla nostra anche amica Marina, che ne ha portato un sacco di... Prova a far così, Flavio, fa così. Il Lego, cosa c'è? I più buoni confetti del mondo. Confetti. Guarda. Noi abbiamo qua, leggi. Mino So Resister e Alessandro Medacorda. Boni Ovi, PS mi dispiace di non aver trovato i fagioli culoni e l'ovo rock. Peso con tantissimo amore. Grazie. Che continua a nutrire. Ho dovuto anche portare tre pizze così grandi. Adesso che abbiamo da Marina, un dolce pensiero nell'attesa di rivederci presto. Grazie per le ore spensierate in vostra compagnia. Marina e famiglia. Grazie, cioè, Marina. Allora. Tenga, mai visto Bonolis? Che ciapa e verzi un pacco di roba de magnare. No, l'unico che ciapava pacchi di roba de magnare era Mike Buongiorno. Ah, sì. È vero, i salami, sì, quelli grande. Che portavano. Ma Mike Buongiorno che diceva le persone che ma lei non mi ha portato niente, però questa cosa. Lei che viene da una terra così, Ma se vero, ci sono dei salami e lei non me li ha portati. I cesti, che portava i cesti con i prodotti tipici, ma ricordo come mai non mi ha portato i miei salami, hai capito? Uela là, pronto! Ah, come una telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Quella là, con chi parliamo? Pronto, sono Rosario. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Ciao. Rosario! Rosario! Non so capisco, Luca Rosario. Rosario Luca. Brava. L'uomo che ci grazie delle pizze della scorsa settimana, No, tranquilli. Bella scorpacciata enorme. Mamma mia, ragazzi, altro che ginnastica dopo, Altro che ginnastica. Amico Iro Piccio andavo alla ginnastica. Dai. Di, scusa, ho perso. Così, no, scusate, ho abbassato il TV perché avevo il riverbero. È giusto. Non mi sentivo bene. È giusto. Come va di voi? Come ringraziarti e di tutto l'affetto. Grazie mille a te, no, signora. E niente, grazie anche a voi. E niente in confronto a quello che ci date, dai. Ma gentilissimo. Grazie. Se vedremo presto, soprattutto, se basta. Sì, basta. Stiamo un po' stufando, speriamo, ragazzi. Sì, no, dai, sarà più presto di quello che pensiamo. Sì. Ma io non ti dico cosa penso. Va bene. Bene, non vi rubo ulteriore tempo. Ciao, buonasera. Caro, grazie ancora. Saluta anche la moglie. Ciao. Ciao. Sì, grazie. Ciao, qua anche lei.
tra le varie robe che faremo oggi, che sarà un nuovo sondaggio, forse due, forse sì, due. Go forse uno due. Bellissimo, sì. Mi. Dai, prova a dire, se sei brutto te lo cassemo al volo in diretta. Sì, allora, ieri avevamo coniato una nuova parola triestina. Ah. Che te se la ricordi adesso? In no. Questo momento non mi viene, però dopo la mi venirà. E l'idea è coniare nuove parole triestine, no? Okay. Inciolibile. Inciolibile, la parola sì, sì. La parola di ieri, triestina nuova, era inciolibile. Quindi se mi viene nuove parole triestine, potremmo fare anche questo sondaggio qua, te piasi? Sì, vabbè, quindi faremo due sondaggi. Oggi faremo quel del soprannome, sì. Cioè come i Veciama. Qual è il soprannome che voi Gavè, oppure se conosce qualche soprannome assurdo? O anche l'omignolo, sì, il soprannome più buffo che Gavè ha avuto nella vostra, esatto, vita, ecco, che vega pioppado. Oltre sabbia del Flavio Furia, sabbia batti tantissimo. E quindi il secondo invece sarà questa roba qua, la vostra parola nuova coniata da voi o dai fioi, perché tante volte succede anche quello. O da vostra cognata. O da vostra cognata, adesso ti potessi tirare un pugno, ma sei troppo presto, te ne servi ancora. Giusto. Quindi fra un poco pubblicherò sul gruppo Clappa Macete, se non sei iscritti, quindi se delle persone orribili, iscrivete Clappa Macete con la K su Facebook, potete entrare e commentare tutto quel che noi femo. Per gli sms, le telefonate, è scritto tutto. E infatti un saluto a Marina e Fabio che ci stanno guardando da Salisburgo. 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 Questa app del Tele 4 o il sito? Mi ero una volta, mi ero a Salisburgo una volta, bella. Anche a me, vado all'eclisse. Sono andato a vedere l'eclisse. Sì, perché là era 100%. Era. Ah, sì? Sì, ti andavi là, era una striscia in cui ti vedevi il 100% dell'eclisse. Era scritto 100% come te guardavi il cielo. Come te passavi oltre, sì. No, 100%. Ma era figo perché fino a un secondo prima del 100% era chiaro a giorno. Ma è bellissimo. A un certo punto si arriva il sol nero per aria, che dura 5 minuti, una roba del genere, e era tutta una luce stranissima, galzavento, figon. Pensa che mi dico i chakra con l'eclipse. L'eclipse. Che avevamo una roba da far, come, perché ricordiamo che questa qua è sempre Macete, allora, Music. Music. Avevamo ricevuto una richiesta già un paio di giorni fa di una canzone famosissima con l'accoppiata de Riccioli Neri qua. Sì. Ho mai fatto tanto Riccardo Cocciante e Mina, quindi questione di feeling. Cocciante da piccolo faceva dei telefilm, che era il telefilm di questo bambino prodigio, si chiamava Riccioli d'Horror. Si chiamava, era fammi una roba utile. No. Allora, durante questa serata noi diremo un mar de monade. Ah, un sì, mar. Sì. Segnale. Allora, mi farò un post su Clappa Macete dove segnare quelle che noi disemo, perché dobbiamo riciclarle. Questo sì, perché dopo ne servono le puntate, ragazzi. Esatto, se perché adesso ve le regaliamo. Domani diventiamo matti alla ricerca di queste cose, delle puntate. Viz da riciclare. Però potessi essere la testa del maestro del giovane questa, Sì, sì. Se un'immagine, se faremo una roba del maestro del giovane, beh, che vuole essere che quando andavo la lezione di Yoga Nande, era così. Era Rizzo, una persona ad altissimi ideali. Era all'inizio. Guardavo qua un momentino che mi sono presa nota di tutte le richieste di oggi. Ecco, allora sì, era questione di feeling. Una nostra commessa, mega ah, dice, sì, vero, e lui a mega song. Esatto, vero. Che la gazzò ha mandato già due volte oggi. Quindi la dedichiamo a Roberto che me l'ha gentilmente chiesta. Questi giorni c'è Cocciante, biondo Cocciante. Può mettere un po' di fumè? Piaceva fumè? Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra scusa di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure. Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così. Potrebbe essere così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso. E per miracolo adesso sembra persino più sincero nel cantare insieme. Questione di feeling.
ricordo più, aspetta, ho perso tanto. Quasi un pezzo strumentale che mi ci metto. Quasi due pezzi strumentali lunghi. Cosa devo fare adesso? Così per scherzo tra di noi, Flavio. Ma secondo me mi manca un tocco qua. Così per scherzo tra di noi, improvvisando un po', come c'è pure, vai. Io da piccolo chiamavo Elisa mia sorella Paxi. La sera arriva, giorno piano piano se ne va. Ma se canti resta qua. Questione di fede. Lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, questione di fede, lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo. Questione di feeling. Questione di feeling. Questione di feeling. Questione di feeling. Stacchetto a casaccio. Perché no un bel stacchetto a casaccio? Il testo qua era bugiardo, ve lo dico subito. Comunque intanto che ho messo qua Viz da riciclare e sta cominciando a scrivere Patos, Portos e Parma. Ecco. Anche quelle di ieri, testo utile come per Pina Sappada. Saluto mia sorella che mi ha ricordato, che avevo rimosso questa cosa, che la tra i vari nomignoli la mi chiamava Paxi. Paxi. Ma non so perché, sembra una roba dell'Ikea a questo punto. Paxi, è vero, sì. Un armadio tipo. La Paxi sia con voi. Però sì, è vero, sei un Pax, no? Siamo così, un Pax, modo. Un armadio, l'armadio. Grazie, grande. Grazie, questi bei messaggi, guarda. L'armadio. Non l'ho visto, non arrivo a vedere, però complimenti, brividi, robe, complimenti a tutti, complimenti a tutti per mandare le richieste, che c'è anche un altro modo. Bravissimo. Flavio Cocciante, sono bravissimo, Maxino grande, fra virgolette, quindi ci per modo di dire, e Elisa bravissima. Ma c'è andata via, vabbè. No, allora, con Elisa che ha detto, era mia sorella, mica avevo rimosso, pensavo che le dici che avevo rimosso di avere una sorella, pensavo no. Che una sorella. Cioè, mi ricordo di un qualcosa e non mi viene. Qua che avevamo, Inega domanda anche I giardini di marzo, pensati, che una bello, canzone seria, meravigliosa. L'anima vola è Busca. Il più la vostra canzone, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ok, che se la canzone di Nella era anche il più grande spettacolo dopo, vabbè. Allora, ieri te me puoi rimettere il messaggio di prima, perché ieri de far degli auguri, mi pare. No, mio fratello Alberto e lo chiamava Bilo. Chi? Alberto. Alberto, auguri Alberto, sarete a fargli gli auguri Alberto. Mi avverto che tra poco mi cavo sta giacca, perché oggi anche sei invivibile, ragazzi. Anche mi giacca. Però potremmo guardare la finestra. Prima ieri un altro messaggio lungo con una roba scritta... Sì, ciao a tutti. Flavio, te posso chiedere un saluto alla nonna, sì, nonna Ariella, e al nonno Franchetto da Samuel. Samuel, allora saluta la nonna Ariella e il nonno Franchetto. E che cantemo Samuel over the rainbow. Lo compensa in questo secondo. Lo compensa. Femmola veramente, chi se ne frega. Ma no, ma veramente. Sì, a sto punto. Un limigo caldo, mi so che queste robe non se le fa. Sì, sì, ma faremo tutti striptease stasera, la TV. Perché qua oggi ma dovremmo perdere la finestra, chi se ne frega. Ma caviamo le giacche, dai, sono tutti in nero. Somewhere on
dare to dream of dream real to come true. Emozione Furian. And the dreams that you dream of once in a lullaby. Stacchetti a casaccio. Stacchetti. Elisa Bombacigno all'ukulele. È bello. Ma era bello. Flavio che ha fatto un paio di passi che mi è piaciuto tantissimo. Sì, amico fatto. Mi invece suono quello strumento che se per te fai ruttini e te passa tutto, il digeridoo, quella che. Che puoi dar... No, non te puoi questo neanche dare. Non sai neanche scriverlo. Non stai scriverlo questo qua. Fai finta che non l'avessi sentito. Sai che tutto quanto potremmo riciclare. Le robe no. Sì. Se volete mandarne le richieste, andè su maxino.net e potete scrivere le richieste su richieste. Muloni bravi da Fabio Ditto e il Puga. È il Puga. 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 Te vedi? Puga. Te vedi che sei i soprannomi. Sei bellissimi i soprannomi, signori miei. Sei vedi, bellissimi. Un telefono, ragazzi. Telefono. Pronto? Pronto? Sì. Sono Dalila. Chi? Oh. Pronto? Sì? Mi sentite? Sì, ora sì. Sì. Ah, ok. Vai. Ciao, sono Dalila. Ciao Maria. Ciao. Come va? No, sono Dalila. Dalila, ciao! Ci ricordiamo di te. Come stai? Questa volta sono riuscita a superare Nata. Grande. Gara ormai, c'è la sfida questa ormai. Sì. Fai fuori Nathan, se c'è una sfida. Te che l'aveva fatta? Tutto a posto? Come procede? Bene, da oggi abbiamo avuto le vacanze dalla scuola. Oh, finalmente un po' a casa. Oh. No, beh, però senza compiti, insomma. Giusto? In verità no. No, pieni di compiti la prossima settimana? Vabbè, no, del resto. Non pieni, però con un po' di compiti. Però bisogna recuperare, tesoro, bisogna recuperare, quindi non si può fare altrimenti. Dai, ma magari se andare a scuola a luglio, dai, sarà ma bello. Ma sì, sarà che bellissimo. Sempre bello. No. Da, allora bisogna buone vacanze, chiedere. Ok? Sì. Ci sentiamo anche in questi entusiasta. Giorni. Entusiasta. Noi saremo qui anche in questi giorni, fra poco vi disveleremo delle cose. Ok. Vi volevo chiedere se per piacere potete fare la canzone di Nella. La canzone di Nella, sì. Sì, vabbè. Mi pare grazie. Che Nella non sia venuta oggi perché mi sono dimenticato il vestito in studio. Però sì, però la canzone si può farla, vabbè. La canzone si può farla, certo.
Certo. Grazie. Ciao tesoro. Ciao. Ok, allora, tra l'altro oramai ti vedi, uno chiama non solo per fare richieste, ma solamente per batter Nathan. Sì, batti Nathan. Gaveremo di farvi vedere che è uno dei nostri più attenti seguaci, Manuel Zuliani, che ha fatto una caricatura gigante di tutti i giornalisti. Meravigliosa. Che dopo faremo vedere. Sì, questo è vero. E allora, robe che dobbiamo ricordare a tutti i costi, che sabato sarà la puntata con Elisa Toffoli, nostra ospite. Esatto. Quindi in macete, super intervistone Elisa Toffoli e tante altre cose meravigliose che succederà durante la puntata. Un tutorial, robe belle veramente. Tutorial per come fare le mascherine, magari se non sa come fare le mascherine in casa, perché è sempre utile anche trovare vari modi per non essere ripetitivi nel guarda scusa che ti interrompo, se delle comparse che si state nel video de Mola Colpetesqua. Dai. Giorgia e Davide. La bellezza delle comparse di Mole a Colpetesi era che era un video che tutti quanti doveva far finta di essere imbriaghi. Sì. Siccome non avevi modellatori veri, tutti che ha pensato a imbriagarsi. Esatto, era molto veritiero. Non si è portato avanti. Neanche dovevo convincerli troppo. Ho fatto questi 12 secondi del metodo Stanislavski. Muli, bisogna stare nel mezzo. Ok. Ok. Sì. Chiara, qua le mando subito un incaricato. Signor qua. E tra l'altro, sì, si parlava della puntata del sabato. Sarà, secondo me, una puntatona unica proprio e ricca di tante storica. Tantissime cose. Sì. Manderemo anche la canzone definita, perché avevi visto il making of di quella canzone degli artisti in quarantena. Certo, de AIQ. Se è finita, quindi sappiamo che domani il video domani è in diretta su StreamAid, sulla piattaforma StreamAid Facebook, in diretta Facebook dalle 21, e quindi da domani in poi potremo passare anche noi il video ufficiale di questa canzone fatta ideata da Francesco Cainero, ma con la partecipazione veramente di 70 persone tra cantanti, musicisti, tecnici, e chi più ne ha più ne metta. E dopo avevamo una novità. Allora, la novità è che domenica è Macete Evolution normale, nel senso Macete Evolution, la storia di Macete riveduta e scorretta. Dopo un giorno in più che se ne va, che se è lunedì de Pasquetta. Sì. Quindi ne ha detto, perché non fare un qualche cosa di Macete a Pasquetta? Perché che la gente non che manchi. Faremo una puntata. La puntata del Pasquetta è una roba che volevamo spiegare bene. Sì. Se una puntata non per i nostri fan, ma contro i nostri detrattori. Quei che ne odia, saper che ne trovi anche a Pasquetta. Sì, sì. Voi volevi stare tranquilli la Pasquetta? No. Ci saremo noi. No. Che non avevamo ancora le idee chiarissime sul cosa far, però sarà bellissimo. Anche perché la puntata si chiamerà Macete robe. Zate martedì come Macete qualcosa. Pasquetta sarà Macete. Macete robe coiovi. Ma la Pasquetta è anche lunedì dell'angelo, per cui sarà Macete dell'angelo, secondo me. Baiguera tra l'altro. Sì. Macete con Baiguera è bello. Pasquetta con io. Aspetta, dobbiamo trovarla. Ciao Aurora, 11 anni. Elisa, te son bravissima. Grazie di queste belle serate. Punto domanda, però, che si scampa un po'. Grazie di queste belle serate. Grazie di queste belle serate. Perché adesso noi ci dobbiamo porre la domanda. Allora, ragazzi, ponevi questa domanda. Stai facendo delle belle serate? Grazie. Guardeve negli occhi, parleve con sincerità. Comunque, mi volevo mostrare che mi ha fatto quel delle principesse. Che bello, che belle principesse Disney. Tra l'altro, se è una giustizia, mi ha fatto uno con Shrek. Shrek con Verzi sarà che quello. Che mi somiglia. Tra poco verzerò questa roba, ve lo dico. Non so come ringraziarti di questi meravigliosi amici che ne manda questa. Avremo 4 minuti di pausa in cui ci mangeremo una pinza a testa. Ci vuole andare avanti così, ragazzi. Cioè, non potremmo star qua a ciacolare. No. Mi mettiamo Gianfranco, il mio nome storico è Jenfri o Lenfri? Non riesco a capire se sono una maiuscola. Sarà Gianfri, sarà. Jenfri c'è scritto. Jenfri, sarà Jenfri. E se arriva qualcosa anche sulla pagina? No, perché non ho ancora messo questo qua. Jenfri, non avevo mai sentito Jenfri. Jenfri Bogart, non so quello. Ma te che finì delle. Cioè, bisogna arrivare. Dico una roba, la penso e te la disi. Jenfri Bogart, vabbè. Adesso mi scrivo e il secondo sondaggio che sarà durante la pausa, ovvero. Se tutta una questione di tempo, Elisa, queste robe qua. Bisogna essere.
Ma dico, mi... sopra, scrive come vecchiamo del soprannome o qual è un soprannome assurdo che avete sentito. Sì, sì, sì. Guarda che bravo, così Cernecca, che veloce, che si descrive sul suo tabletto. Guardate che bravo. Che gave senti, c'è scritto sbagliato tutto praticamente, ma non fa niente. Ma vuoi capire perché la clappa sì. è in gambe. Quindi pubblicato adesso su Clappa Macete con la K, giusto giusti per il primo blocco pubblicitario che stiamo per mandare con il mio dito indice, quando premerò il tasto partirà il mio stacchetto. Siamo pronti? Sì. Via. Stacchetto e balletto. Pubblicità, torniamo fra qualche minuto con un sacco di sorprese, soprattutto per noi, perché non abbiamo idea. Non c'è più video. Ok. Ma che sta, ma pensa, pensa che sigletta di cui siamo forniti. Mamma mia, cioè, di cui, boh, guarda che c'è gente in giro per il mondo che ne chiede, ma scusa, ma quella sigletta che gavè, come è nata? Come può essere? Nel frattempo nel sondaggio di soprannomi si è sbizzarrito in mille praticamente, da tipo in pochissimi minuti si è partì. E tra l'altro, Gabriella, tua sorella, mi scrive una roba, una parola che coniato mi de piccola se sprisciolì, penso che Flavio conosce il significato. Non mi ricordo. Sprisciolì. Così è sprisciolì, non mi ricordo. Sprisciolì. Sprisciolì. Adesso la scriverai, chiaramente. Dopo in pausa chiamo mia sorella e che chiedo cosa sei sprisciolì, che non mi ricordo. Sprisciolì. Però è una bellissima parola. Allora, boh, qua ti vedi terremoto, pimpinella sbruffoncella, strica e il cinghio, sampei, ti vedi? Smilzo o dugongo? Dugongo, sei bellissimo. Vedi che bello, no? Che bello. Allora, quindi mi dici che abbiamo già una telefonata al volo. Pronto? Sì. Pronto. Ciao. Pronto. Sì. Ciao. Sì. Sono Giulia. Ciao Giulia. Ciao. Come va? Bene, bene, sì. Bene. Ciao tesoro, tutto a posto allora? Sì, sì. Dai. Con voi? Vai, siamo qua. Mimi, se vedi che sono in una forma splendida. Lori, fa qualche poll. Ti fa qualche poll. Va bene. Grazie, sì, sa sì. Che te ne caccia amato. Grazie a voi, un saluto a tutti voi e alla clappa. Grazie, va bene, giriamo alla clappa il saluto. Ciao tesoro, ciao Giulia. Ciao. Giriamo il saluto alla clappa che cresce. Simonetta, il mio soprannome è Scimmia. Scimmionetta. Sara Cazzabubu, mio nonno mi chiamava Cazzabubu. Adesso era un messaggio con un nome stranissimo che ho visto, che era scritto là. Ricordemose sempre. Allora, aspetta, mio papà mi chiamava Pimpinella Sbruffoncella. Sì, questo l'avevo visto. Dopo che avevo visto un altro, ma è talmente veloci che non arrivo a leggerli tutti. E ricordemo che mio zio, che se la voce in qualche modo, o da dove che si è arrivata la voce de Walter. A Mima, come a tutti i nipoti, ne chiamava, aveva questi due nomi, era questi. Uno se, come se, Pingoli Bongoli. E dopo Pingoli Bongoli. E dopo era anche, ciò, testa de porco. Testa de porco. O mus de porco o testa de porco, a seconda. Guardate cosa che mi scrivi qua. Allora, anche se non sono triestina ma furlano, un abbraccio a voi. Il pianista Leon Bielfrut. Laura, il pianista se cominci a avere delle fan furlanissime, che meraviglia. Allarghiamo, puntiamo a Marte adesso, Pianista si sta allargando. Anche perché durante la quarantena se magna come porchi, mi sto allargando sicuramente. Susanna tutta panna e Furian cavallo dell'West sono una roba che mi ha perseguita de piccio. Mia sorella Susanna Furian, ovviamente mia sorella, e che ha scritto questa roba qua, che sì, se ancora adesso ogni tanto succede qualche doom, convinto di dire una roba nuova, mi dici ma Furian cavallo dell'West, e mi devo fare sempre continuare a fare la faccia stupita. Sì. Questo è un consiglio che dovevamo darvi precisamente. Questa non bella, stè mai mi piace. Mi fora, fermo tutti come il signor cinese mi fora non vado. Volevo darvi un consiglio, non stè mai fare delle battute su un cognome della persona che lo ha. Perché sei inevitabile, perché lo che senti tutta la vita. Amico, ho vissuto suonando per anni con grande Roberto Boiler. L'ho riconosciuto, l'arte. E ti che te sei rifiuti di farlo. Dai,
Danzo, sei pronti? Vai. Aspetta. Metti, fai un, la morte del cigno. Te faccio una roba musicale. La morte del cugno, vado. Quanta bellezza. Devo sentire la schiena a fare una roba strana, però non faccio confida di niente. Dai, la prossima ora arrivo a andare. Te prego, non sei momenti per andare in ospedale. No, mammi, non vado in casa, non vado. In casa non vado, duro. In casa non vado. Non sai che vuoi andare. Allora, noi avevamo prima una richiesta che ne domandava, a parte sincero, De Morgan e Bugo. Ma amico, non so solo un ritorno di Morgan e Bugo, quel vero, quelle delle brutte intenzioni, che dopo fammi un tocco di quel. Sì, abbiamo, sì, abbiamo anche, ricordiamo che c'è anche questa I Giardini di Marzo. I Giardini di Marzo è una nostra commessa. Sì. Nostra commessa. Nonno Mario 75 Candelotti. Tanti povero, auguri ai nipotini Gabri e Leo. Ah, che bel. Auguroni nonno Mario. Nonno Mario. Abbiamo anche una telefonata, se non sbaglio. Pronto? Pronto? Ciao. Sono l'inciolibile Gianna. L'inciolibile Gianna. Eccomi qua. Come sono anche il Papa, che ha tante telefonate come voi. No. Con l'oriccia che mi fuma fra poco. Sì, che bello. Allora devo... Sì, ti fumo l'oriccia e fracca i tasti. Autonomamente. Te che l'oriccia prensile, credo. Sì, più o meno. Dine. Allora, la prima roba. Da quando che ha fatto Trump mi lo amo che prima lo odiavo. Ah, te vedi come che cambia, come che cambia i pareri a seconda delle imitazioni. Noi siamo finanziari, sì, del governo americano. Sì. In realtà. Bellissimo. E dopo un'altra roba, dopo vi lascio in pace, dove si andrà a finire il porco? Ah, beh, il porco, ricordiamo, allora la storia del porco è particolare, perché è una storia lunga e particolare, cioè il porco dopo se unissi con l'altra sua parte, che è il dindio, e diventa il codindio, esatto. Perché se unissi diventa questo essere alieno, che è il codindio. Che in questo momento si torna di nuovo nel suo pianeta, sì. E vedremo quando il però porco. Però pare che stia arrivando, perché sì. se non arriva in questo periodo gli alieni, ragazzi, no, non arriva più. Cioè, basta. Se non arriva adesso gli alieni, quando arriva? Mi se fossi un alieno direi a buono il momento del secondo me se uno su che dai. Lo caverei magnato? Cosa? No, non abbiamo ancora magnato. No, mangeremo con calma. Ascolta, tante calorie. E voglio sapere come che stai voi piuttosto. Mi ben. Se non ballavo meglio, ma ben. Stiamo bene. grazie dell'interesse. Duro tenie, ragazzi. Sì. Infatti adesso col colpo che ho già fatto sulla schiena. Duro per giorni e giorni. Stemme ben tanto. Ciao tesoro. Ciao Gianna. Ciao, grazie. Sembra il nome di un cartone animato, l'inciolibile Gianna. L'inciolibile, sì, sembra una nuova, tipo Speedy Gonzales. L'inafferrabile Lupin e l'inciolibile Gianna, sono una coppia. Allora, sempre tra le richieste che ne era arrivata, che abbiamo Zaire, ne ha chiesto una nostra commessa. Pare il momento giusto, perché se in realtà non vediamo l'ora che se posso andare in un negozio e farsi... Sai che non mi ricordo più cosa se andare a comprarsi un vestito. Se è una roba che se fa, se esci da casa. Sì, se esci da casa. Se giungi di solito verso il centro, verso il centro della città, perché le città hanno un centro. Ma va? In questi centri cittadini di solito c'è una roba che ha delle robe da vestire dentro, porte. Che adesso negli ultimi anni che si perde il sole addirittura. Ah, veramente. E ti entri, te cade le robe e te scegli tra quelle robe, te le provi. Non ricordo più niente. Un posto che si chiama Famerini. Camerini. Come questo posto si chiama Camerini, sì. Ti te va dentro, di solito su un specchio e provi le robe. Che bello però. Sì. Uno può stare. Ma sono un po' antica sta roba. Come se una roba che uno vuol stare, cioè di solito su una roba che quando va le coppie e il marito è contentissimo, che piace tantissimo. Ma guarda che mio marito in realtà sì. Ma vabbè, sì, ma tuo marito, quelli... tuo marito sei strano, tuo marito è un meraviglioso bugiardo. Non è vero. Pensa che mi vado a fare shopping o sola o con lui. Ma se perché il te conta balle. No, cioè, te giuro. Quando l'amore supera, ma non è vero. Non Marco, scrivi che sei la verità. Marco volessi essere altrove. Non è vero niente. Mai. Anzi, quando mi arrivi i messaggi, voglio morire da Marco. Non è vero. Voglio morire.
morire qui, tipo, sì, scrivi robe così, sottano, non se è bello. No, ma se è bellissimo far shopping, dai, cosa scherzi. Ma non siete tutti uomini uguali, eh? No, no, bella far shopping. Quindi dicevamo che questa canzone si è dedicata alla commessa triestina, ma non quella coccola, perché noi che ne conosciamo tanto delle coccole, questa è dedicata alla commessa fastidiosa, sì, che è quella che ne piace a noi. Ma sa che mico paura, però, mico paura che quando si ritornerà alla normalità, che non sarà più normalità, la commessa fastidiosa dirà ciò. Non sono più fastidioso. No, e questo no, su un peccato. Commessa fastidiosa, tien duro. Su cosa si farà le parodie? Ma tien duro anche perché, secondo me, la commessa fastidiosa triestina fa turismo. Turismo. Sì, turismo. Flavio, grazie a te il tempo sembra essersi fermato, sembra passato un lustro. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, noi siamo pronti per partire quindi con una nostra commessa in cui mi farò Ramazzotti che va ad abitare all'estero e senti la mancanza della sua città. Per fortuna, passando davanti a un negozio, senti una soave voce. Mi vivo in Canada adesso con mia moglie e mia figlia, e quando penso a Trieste me ciappa nostalgia. Ma stamattina cammino in un negozio del centro, resto fermo sconvolto con una frase e sento: cosa la vuoi, cosa la ga? Cosa che picca quasi sera. Questa commessa di oggi la trovo un poco strana, con la vedi cliente, la li manda in nonna, comunque domanda una roba e senza un vero pretesto la mulona si gira e che cazza un destro. Mi viene de pianter perché qua mi finalmente co trova. Commessa che tratta di me tutti quanti sa dir volentieri. No, quel nono che abbiamo, quel nono tignimo là in Friuli, magari gallori. Ed ogni giorno mi passo provando a caso braghe e mi commuovo ogni volta che sento la sua voce. Ma non la fa la ceretta, pei longhi più del gatto, con quella maia signora la par un insaccato. Mi viene de pianter perché qua mi finalmente go trova. Una nostra commessa che tratta de me tutti quanti sa dir volentieri. No, quel nono che abbiamo, quel nono tignimo là in Friuli, magari gallori. Una nostra commessa, non ridi, non scherza, sette e un quarto la sera la porta. Quel ne arriva domani o fra 20 anni, non so dir che, magari la ciami. Elisa Bombacigno e Maxigno in la nostra commessa. Maggi brasiliano, Maxigno. Maxigno, se bello. Prima mi arriva una richiesta dell'esorcista, ma mi non portare l'abito. Ho dimenticato l'abito, ho solo la parrucca. L'abito non fa il monaco, ma Furian fa lo stolto. Quindi vai, puoi simularlo, ti metti in questo. Allora, ok, fermo la vestizione senza il vestito, però mingo la parrucca. Poi dici, Flavio che somiglia a Greta Thunberg, la se sua. Flavio che somiglia alla FIA. Sei tua FIA Greta. Sei tua FIA Greta. No che somino. Cioè sembra che anni fa non so, ma non credo, no. Allora, Gabriele scrivi: e anche oggi si guarda Macete da Catinara, ma dopo 3 mesi si va a casa. Grande Gabri. Grande Gabri. Allora useremo come mantello dell'esorcista il vestito di Faustina. Perché no? Ma no. Perché no? Ti serve una musica d'atmosfera un poco d'esorcista. Vabbè, atmosfera, aspetta che cerco un bel... Ma non sei neanche mal, sa? No, infatti. Sei un po' la luna nera. La luna nera. La luna nera. Mi ricordo. Che era un'altra roba che faceva.
Nel nome del Signore de tutti i santi, vien fora e mostrite davanti. Nel nome dei prelati e del San Pietro, non sta a sparare di scampar via dal retro. Nel nome dei Bagnoli e San Dorligo, te chiamo, te smaco dentro al frigo. Mi sono il parico giurchista e mando via al cudicchio a piada in tel cul. Tutti quanti al cudicchio, chi più grande, chi più picchio. Ti te calcudicchio, ti che te guardi te calcudicchio, grande, saveri che te ca un cudicchio grande, ti anche te ca un cudicchio, picchio ma spicichino, però te calcudicchio. Tutti quanti calcudicchio, chi più grande, chi più picchio, a destra i fedeli, a sinistra quei che non credi, de Drio i più alti e davanti i fioi. Adesso leggiamo le robe del cudicchio, chi che ha il cudicchio? Siete pronti? Questo si tratta dal grande libro dei cudicchi. Gli uomini, che cos'è di mettere a posto i disi fasso domani? I calcudicchio. Gli uomini, che disi a sua moglie? Te garagion. Calcudicchio. Gli uomini, che ha 37 di febbre, parca mori? No calco dice, ci sono uomini. Le babbe che chiolla pizza e dopo non mangia la crosta. Le calco dicchio. Le babbe che va al pedocino a sparlassare delle altre babbe. Le calco dicchio. Le babbe che non sa parcheggiare. Quelle non calco dicchio, ci sono babbe. Le babbe che brontola per ogni monada, quelle invece se le chiappassi un cudicchio ogni tanto sarei anche un ben, forse. Le babbe che ti dimanda cosa te gai, ti te rispondi niente. E allora te dici, cosa vuol dire niente? E le va avanti così da ore guardandote negli occhi, ma ti non te ga niente. Allora te va, però ti te ga qualcosa sicuro, perché allora sei abituato che se un sta sito vuol dire che ha qualcosa. Le ga il cudicchio. Le babbe che covardè insieme al fin sul divano, le spetta che ve al sé per pisar, per dirve zacchete son, le calcudicchio, questa roba le spetta sempre che dite se alzi per dire zacchete son, te vai chiol quel, zacchete son, te vai in cucina, zacchete son, te vai in cucina a fare una iotete, una diota picchia così al volo. Una, quell'uomo chinese che ha fatto la grande muraglia, era che su moglie doveva andare a pisar, su moglie che ha detto zacchete son, e lui si andava. Tutti quanti calcudicchio, chi più grande, chi più picchio, a destra i fedeli, a sinistra. Inquietante sta roba, inquietante sta roba, come sì, davvero un esorcista sì. All'interno della... Oh, è tornato Furian! Bene, capiamo nel frattempo, vediamo quante risposte che servono, 100 commenti sui soprannomi. Quindi come faccio a leggere? Ma come mai non arrivi a leggere tutti gli sms e tutte le robe? Sì, tra l'altro prima non era un punto di domanda, ma era un cuoricino. Ah, che stellino. Un cuoricino. E là veniva fuori un punto di domanda, grazie. Leonzini mi scrivi, ministro sommo da alcuni musicisti, mio zio mi chiamava faccia de marmellata. Ciao Leo, magico Leo, una delle persone più fighe dell'universo. Sì, gentilissimo proprio. Anche per Predonzani Marina, Tony Mona, non so se le chiamava Tony Mona. Beh, però diciamo che il soprannome Mona associato al nome è abbastanza comune. Boh, uno dei soprannomi più bei che ho sentito, so che cioè, esisteva sto mulo, non so se esiste ancora, però era Ciccio Bagordi e mi pareva un nome. Ah, ma ecco, sì, ma lo conoscevo di persona. Bellezza. Dopo so che c'è un signor che parla, che ogni tanto fa fu, che lo chiama Spiffero, che è meraviglioso. Vabbè, sti soprannomi qua che ha un perché mi pare bellissimi. Sì, noi ne conosciamo alcuni che se proprio non si può il dire, perché sennò c'è il rischio che ne dai legnate. Ma tanto comunque diciamo che fondamentalmente stiamo chiusi casa, potremmo anche dire, non so chi ne venirà a cercare a casa. No? Sì, dipende quanta memoria che ha. Deve sperare che ne capi tantissimo. Ok, rimuovi da YouTube. Maxino, sta domenica non te ha sciolto la pizza?
Ti vuoi vedere il porto nuovo mi? Sì, è vero, effettivamente sì, ero terrorizzato. Quindi, no, sto dicendo, però per la prossima volta magari, che prossima domenica è Pasqua, no? Sì, una pizza pasquale. Una pizza a forma di uovo. La forma di uovo. A pizza pasquale, se pasquale. Allora, abbiamo una telefonata, vedo. Pronto? Pronto? Eccolo. Dite son, secondo me dite son Nathan. Eccolo! Ah, il piccolo Nathan, come sei? Bene. Tutto a posto? Vuoi salutare qualcuno in particolare oggi? Morosette, robe? Come dire? Scusate del ritardo. Cosa hai detto? Scusate del ritardo. Ah, scusate del ritardo, va bene, no, ti perdoniamo. Buona Pasqua a tutti e tre. Grazie. Buona Pasqua. Okay. Grazie altrettanto, anche a tutti voi. Ecco il lustro di nuovo, se torna. La mia amica Giorgia. La tua amica Giorgia? Giorgia, giusto? Anche amico, capire. L'amica Giorgia? Sì. Ok. Giorgia. Basta. Fin qua. Un bacio a tutta Clap Macete. Un bacio a tutta Clap Macete. Va bene. Giriamo il bacio a tutta Clap Macete. Grazie Nathan. Ha chiuso. Ciao da Sara detta Chicca e Marco detto Buso. Non stai pensando, è troppo tardi. Allora, avevamo detto che per le richieste mandai su maxino.net. Nel frattempo si è arrivata di nuovo Bohemia Radnic in domanda. Siccome l'abbiamo già fatto un paio di volte, saremo un po' più in là. Ecco, faremo la quarantena dura fin luglio. Sentite, prego, per piacere. Se avevamo fortuna che la sia fin luglio, che la fermo fare ancora. Ah, Flavio, te vuoi subito la sbella? Tanto posso tirarti qualcosa? Era una dedica per un compleanno, tra l'altro, questa Bohemia Radnic, quindi allora potremmo fare qualcos'altro, visto che l'abbiamo fatta. Davide, mandine un'altra. Comunque conoscevo Buso, era un giocatore di pallone negli anni 90, si chiamava Buso. Non mi ricordo. Sì. Era tra quei cognomi che ti resta in testa, come Van de Corput, che era un giocatore. No, veramente? Era un giocatore olandese, si chiamava Van de Corput. Ma sul serio? Giuro. Ma anni 80. Cos'è la che ha scritto sul braccio Elisa? Cosa hai scritto sul braccio Elisa? Se la scadenza. Sei scritto da consumare preferibilmente entro. No, sei scritto A Kind of Magic, che è il titolo di una canzone dei Queen. Ecco. Ecco. Questo svelato l'arcano. Questo è quello che dici ieri, era scritto tu altro. In realtà è la scadenza. Sì. La scadenza che abbiamo detto che dovevamo fare anche i giardini di marzo. I giardini di marzo. Marzo, se siamo già passati, siamo già prima, noi non ne frega niente. Dopo che la fermo? Che la fè, manca 5 minuti a quella roba là. La pausa. La pubblicità. Sì, non devi mica durare. Mi dà il tempo che trovo un momento. Che canzone fè? Giardini di marzo. Sì, esatto. Maestro Maxino, comincia lei per primo. E farò la prima parte, sì. A memoria, senza testo. Me la ricorderò. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. E io che sono carretto, e io che sono carretto l'ho fatta nel letto. Oh, bravo carretto, se ne sta andando. Ho visto carretto, è proprio un ragazzino problematico, deficiente. Sono un deficiente. Prego. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente sui tarli.
che giorno è. Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima, in fondo all'anima c'è. Che alla fine avremo i balli del gruppo. Giusto. Giusto, balli del gruppo a Iosa. Da piccolo mi chiamava Fallisca. Belle. Con una notizia importante, so cosa sei sbriscioli, se arrivata la notizia di casa. Ok, siamo curiosi. Sbriscioli, è tipo brividi de quando ti tocchi quelle robe tipo velludo, quelle robe un po' tipo così. Diciamo i sbriscioli. Beh, ma rendi bella idea, devo dire. Sì, sbriscioli. Il polistirolo, sì. Quella roba. Mamma mia, il polistirolo, no, polistirolo. Ecco una roba bella, adesso andato a fare. Già le lavagne, che se belle. Ecco. La forchetta sul piatto. Proprio che uno non arriva neanche a sentir dire proprio, no? Politita da posto il polistirolo. Devo morire, non posso neanche. Ma perché? Polistirolo è rumore, no, tocca. Quando ti tiri via dall'involucro, una roba col polistirolo. Mi devo uscire, stago male. Mi pare bellissimo, amico. No, non sei bello. Mi c'è po' fame, amico, del polistirolo, mi devo mangiarmelo. Le once sulla lavagna.
Agnese Leongi sulla lavagna che mi fa piangere, mi fa piangere proprio. Piangere. Sulla vernice delle. Mi pensano, ma quasi niente che mi dà fastidio. Questo tipo qua. Certo, fan dei Queen per forza, ma ancora di più Maxino, assolutamente. Senti il Cernecca adesso che aveva promesso da 12 puntate, sì, tipo. Zeta, appunto, 3 puntate che prima che ne domanda O Smith, mi non trovavo il testo per un bug, perché su un bug del programma note dell'iPad, perché no, se mi cerco Smith non viene, devo cercare una parola contenuta dentro. Allora signore e signori, Maxino ha trovato le parole di O Smith. O Smith. Nel frattempo mi farò un po' di stretching per stando ferma, è terribile. Quindi O Smith, gentile richiesta delle varie volte che ormai qui che nella gara richiesta neanche non sta guardando più, però insomma diciamo che domanda spesso. Adesso me la ricordo. Si tratta da O Vita del Giovanotti. Son da ovunque, go girado tanto, go magnado robe che migna che me vanto, go ciolto spaghetti là in piazza Dubai, se arriva di scotti per mezz'ora cusinai, viaggia a Budapest senza pretese, ma sorai la pastica cazza una milanese, in Grecia te sa che un formaggio te spetta, e forse anche per questi puoi mangiarmi una feta. Stati Uniti, New York City, fettuccine Alfredo in gola, metto i diti, certo che sa veramente figo viaggiare, ma spesso la cucina fa, come posso? So io non celebrarti, O Smizza, O Smizza, O Smizza, ma come posso io non celebrarti, O Smizza, O Smizza, O Smizza. London cibo sei una schifezza, sì, no proprio tutto, ma dimentica la pizza, te pensi nella vita che ho mangiato robe strane, ma mai la margherita con de sora le banane. Austria sake, sembra miracoli, ma trova il coraggio e poi domandi che ci va, cici, anche a Fukushima, piatti sopra fini, radioattivi buoni, i gnocchi dei sushini, e in Germania neanche te condo, piatto italiano, onto. Cucina prelibata, dosi perfette, col ketchup sulle pennette. Come posso io non celebrarti, O Smizza? O Smizza, O Smizza. E come posso io non celebrarti, O Smizza? O Smizza, O Smizza. Cibo resta cibo, su quello se discuti, ma prova cotto e va in Cambogia, c'ho i ragni fritti, o sveglio la mattina per la colazione. Invece che cornetto un pipistrello, un peverone. Ma interessante anche Pechino le proposte, rigatoni al dente ma con sora le locuste, e dopo un bel caffè, tipo quello americano, se longhi fin distinguerlo dal pis de can. Cotto e va in Corea, te magnizzate de gatto, in India te gacul se no cammina al piatto, nel mondo i gabottivi per celebrare vittoria, ma di noi per magnarnos è storia. Come posso io non celebrarti, O Smizza, O Smizza, O Smizza. E come posso io non celebrarti, O Smizza, O Smizza, O Smizza. O Smizza, O Smizza mia, o insieme non ho pensieri, me copo de oviduri e per magia svanisci ogni perché. Sul paion, stack it up! E vai! Maxino in O Smizza, i oviduri, che buoni! Mi piace. Finalmente che arrivo a farla. Beh, siamo contenti. Parla, siamo contenti sudando tutti. Perché non la facevo da quella volta. Segna fatta, segna fatta. Segno fatta. Fatta. Segno fatta. Fatta. Non dimentichiamo anche dei Muia Mega Song. No, questo è importante, sì. Però mi voglio anche dire una roba. Allora, noi avevamo deciso, cioè noi pensiamo spesso al cinema. Il cinema è importante per noi, perché il cinema è una roba che, so, che ne fa sognare, che ne fa pensare. E noi abbiamo pensato che sia importante anche portare dei trailer qua, vabbè, con voi, no? Vabbè, quindi visto che non avevamo modo, perché siamo in una situazione d'emergenza, sì, ve li mimeremo noi. Ve li mimeremo, che noi quando che mimemo siamo proprio bravissimi. Beh. Comunque era bello il consiglio che diceva che per Pasquetta chiamarlo Macete Resurrection. Sa che è una bellissima idea. Bello, Macete Resurrection. È una bella idea, sì. 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 Forse siamo un po' blasfemetti, però... No, bisogna aggiungere qualche cosa di morbido. Bisogna aggiungere qualcosa no, di morbido. No, dai, è una roba di speranza, Resurrection. Una roba di speranza. Sì. Quindi vado col primo trailer, va bene? Vai. Steven Spielberg presenta il sequel tanto atteso di Indiana Jones. Il noto archeologo si troverà di fronte alla più difficile prova della sua vita.
Cairo, 1950 e un po'. Indiana Jones entra nella piramide di Cheope per recuperare un manoscritto egizio, ma avrà una terribile sorpresa ad attenderlo. Tu, chi sei? Chi sei? Messico, tempio della croce di Palenque. Indiana Jones scopre che 68 metri al di sotto della superficie si trova un importante reperto Maya che svela le origini dell'universo. Ma una volta giunto sul sito, tu, chi sei? Perù, Machu Picchu, Indiana Jones. Basta! Isola di Pasqua. Indiana Jones è il sempio maledetto nei cinema. Sempio maledetto? Sempio maledetto. Gotham City è ormai diventata un posto sicuro. I super cattivi sono stati trasferiti in una città lontana del nord-est italiano. Joker lavora alle feste dei bambini come truccabimbi. Catwoman fa la gattara in scalabonghi. Pinguino ha aperto una gelateria sul molo. L'enigmista è andato a lavorare nell'edicola della zia. Zia, sei orizzontale? Dimmi. No, sei orizzontale nel senso che te son di strada. Ascolta, Ennio, vai mona, va. Non c'è più posto per Batman. Cosa farà Bruce Wayne? Signor Wayne, la Deco ci ha inviato 4 proposte. Dimmele, Alfred. Animatore per bambini per la Franco Rosso. No, troppa gente. Allora, bagnino al Curda. Troppa luce. Telefonista per la Genertel. Alfred, ma non senti che sono sempre giù di voce? Poi c'è questo. Operatore cimiteriale per la premiata ditta Zimolo. Dai, questo va bene. Batman Bekin. Dai, ma è possibile fare una roba... Mi li amo, questi qua. È possibile fare una roba del genere? E poi ne fai altri, no? Sì. Ok. Senti questo. Diretto dal regista più demonizzato dalle sette belle in piedi, Gay Abrams. Il telefilm che vi farà dimenticare Lost. Norvegia, 1990.000. Disastro aereo. Un velivolo precipita su un'isola. Mayday, gay. I tre superstiti per sopravvivere dovranno unire le forze per compensare la perdita degli arti superiori. Non voglio morire su quest'isola! Dai, dagli una mano! No! Come accenderanno il fuoco? Come si gratteranno la schiena? Come si abbasseranno la patta dei pantaloni? Mi sto pisciando addosso! Non posso aiutarti, Frank. Monkey Island. Dai, vabbè, se ragazzi, terribile. Però, dai. Se è terribile sta roba. Mi posso fare ancora una? Questo se è breve. Questo se è breve, ma se è molto bella. La Marvel quest'anno apre le porte ad un nuovo supereroe. Una nuova saga che vi incollerà la poltrona del cinema. Ma chi è quell'uomo a forma di Luganiga? Ehi, ma spara una pastella di senape e crenda ai polsi! È proprio lui! L'uomo cragno! Dai, però! L'uomo cragno nei cinema. L'uomo cragno, cioè l'uomo cragno, ragazzi. Finisce così la nostra rubrica dedicata al cinema. E vai. Sarei felice di sapere che ne abbiamo centinaia. Ma c'è una telefonata in linea. Ma forse. O forse. Ehi tu, se ci sei. Sì. La signora vuole... C'è una persona che vuole parlare dentro la conchiglia, è difficilissimo. Pronto? Pronto. Sì, come? Ci sei, chi sei? Mi sono Sergio De Ronchi, il Bisiac. Grande il Bisiac, Sergio da Ronchi, ci siamo già sentiti, ciao. Vero? Siamo già sentiti, sono quel famoso andando su per cose. Allora dovremo trovare, veramente, cioè, arriverà prima che finissi la quarantena, quindi però dobbiamo far veloci perché noi vogliamo che la finissi presto, non sei la quarantena, esatto. Questa, cioè la reclusione, dovremo fargliela. Esatto. Comunque oggi volevo una robetta da voi, dedicare una canzone alla mularia del pronto soccorso di Monfalcone. Sì. Perché sono andato a trovarli stamattina, purtroppo. Sono cascato da una scala schienata. Ah, ma ti ha fatto tanto male? Ma, Dio, fa male la coda e i lombi.
Porca miseria. Però, miseria. Però non grave, però. Bon. Succedi. Che sono casa. No, non te posta fermo a casa, anche se sei il... E Dio, immobile è impossibile, ah? Cioè qualche cosa uno fa, può succedere che uno si fa male, è impossibile. Certo. Meglio star molto molto attenti, insomma, per non dare troppo lavoro ai nostri amici che si già incasinati. Costa voi che dedichiamo, se podemo? Non lo capisco. Cosa te vuoi che dedichiamo ai muli di Monfalcon? Indifferente, qualcosa di bello che si faccia anche una ridata, perché... Va bene. Ok. È tutto così. Va bene, perfetto. Senz'altro. Poretti. Ok. Ciao caro. Grazie a voi. Ciao muloni. Tanti auguri. Auguri. Buona ripresa. Buona ripresa. Vedi che l'altra volta che avevamo Mario Parafango, ma che avevamo anche il papà di Sara, che lo chiama ancora Sergio Lavatrice. Ma che bello. Ma che bello. Che bello. C'hanno pompa. Vabbè, perché lavorava e vendeva benzina. C'hanno pompa, ok. Allora, amico, pensa che amico, dopodiché, visti i soprannomi successivi, mi evitassi di spiegare. Okay. Evitassi. Allora, diciamo che avevamo da fare ancora una roba importante, che avevamo allora le richieste che erano arrivate, le che avevamo lette, non le abbiamo fatte. Grazie, perché le abbiamo anche fatte da recente. Sì. Quindi anche questa la dovremo rimandare per forza a... La faremo più avanti. Anna e Paolo. Ciao Anna e Paolo. Anna e Paolo, potessi essere Anna e Paolo che penso mi? Chissà. Essere. Se sono loro, ciao. Se non sono loro, niente invece. Sì, loro, niente. Ma in maniera particolare. Un saluto per Elisa, ciao. Saranno Gianna e Paolo. Andiamo a ricordarvi che allora, 2 settimane fa avevamo fatto un medley de ballabili de Casin. Vero. Però, ma dovevamo proprio fare questa cosa. Voi vi siete filmati mentre ieri sulla finestra, mentre ballavi, facevi Casin, e li abbiamo montati nella puntata del sabato. Dopodiché, la volta dopo, se sta la volta dei lenti, i balli. Sì, avevo un sacco di successo, devo dire. Sì. Era dei video veramente carini. Veramente bei. E sto giro che adesso fanno una roba orribile, ovvero dei balli di gruppo. Ma non sei balli di gruppo, cioè non sai che faremo i Vattussi, cioè almeno una roba proprio. Faremo un medley di balli di gruppo orrendi. Io trovo veramente una cosa bellissima questa cosa dei medley, fare queste cose. No! Dei balli di gruppo, veramente una cosa, veramente un misto di questi medley di gruppo. Esatto, io penso che sia... Se sono terribili. È una cosa meravigliosa. Era vado ad aggiungere sul posto della palpita riciclare. Queste cose bellissime che tu le sai, ti metti lì e chiedi al DJ, al disc jockey. Vai dal disc jockey e gli dici: mi fa un medley di balli di gruppo. Siamo in una compagnia grande che ci piace fare quella roba là, bellissima. Go scritto aggiunto, così mi ricorderò. Allora, dicevo, quindi oggi che avremo questa roba del balli di gruppo, in cui che sarà il Boba Juer all'interno di questo. Sì. Che sarà un mix di canzoni che andrà accelerando, che intanto capita che fiamo durante le feste. Sì, è delirio, è un poco delirio. E che non manchi, sempre sullo stesso stile, e anche il can-can, secondo me. Certo. Anche il can-can. Fare a casa il can-can, secondo me, beh, è giusto. Sì, se non è un cambale, il can-can col canto. Ancora... I tuoi cavesi naturali o te una leggera permanente? Allora, amico, non mi sono mai accorto di avere i cavei mossi prima di andare un giorno di Ilaria, che venivo fuori del New York. Ma come con i cavei? Ilaria è una cara amica che ha un autolavaggio. Sì. Lui entra tra le spazzole e viene fuori, che viene su Fion, quelli in faccia, così. E lui viene fuori... Bellissimo. Allora, da quella volta mi guardai i tutorial di YouTube di queste signore che ti mostra come si suga i cavei col diffusore. Quindi faccio mi metto di raccoltato, ormai c'è tempo, cioè se usi a casa che tempo. Cioè te usi il diffusore. No. Io guardando i tutorial della mula, guardate le ragazze come si fa. Sei naturale. Ti sono un po' diventi come Beyoncé nei video, quindi divento con quest'aria Beyoncé, sparata così. Tanti mi vedi per strada, era Beyoncé. No, sei Max. Mi capita spessissimo. Sì, immagino. Anche mi te guardo e ti dico Beyoncé. Beyoncé, però non possiamo fare 20 minuti di quella roba, no? No, 20 minuti, ne faremo 12. Ci sarà anche il tutorial del Boba Juè, tra l'altro. Scusi, magari ho perso quell'esponente del partito bipolare europeo. Adoravo. Se ancora cattivo. Che l'emergenza non c'è. Beh, manca seria un po'. Sgarbi. Manca seria un po'. Sgarbi, sì. Siete gai, la grande difficoltà è far sgarbi che non dici parolazze, se la roba più difficile del mondo. Questo è difficile, sì. Difficilissimo, devi dire delle altre robe. Che nomi di animali, non so. A parte la capra, te puoi aggiungere altre cose. Ah, che modo non trovo io c'hai. Anche il disegno di Emanuele Zuliani, tra l'altro. Dobbiamo ricordarsi. Sì. Sì, perché qua ogni volta c'è sorprese, arriviamo e c'è sempre un sacco di cose meravigliose
Abbiamo veramente degli amici che speciali. Noi dovremmo bravi, da, dovremmo anche, dare molto anche bravi. Dovremmo dare anche l'Iban oltre che l'indirizzo. Ma se sta fatto già le salviette, cioè le mascherine con le salviette umidificate, perché questa è un'idea no, per sono il idea, domani. Ma soprattutto con questa un'idea per la domani, confezione intera proprio. No? Sì, 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 sì. Che no, probabilmente beh, aiuta anche a seccare meno la gola, perché sì, alla fine sì, della quando ti cavi la mascherina non ti capisci più. Sì, ti d'accordo? Ma guarda che Migo okay. mi ricordo una signora che vive in campagna, mi dice sempre ogni tanto con la gola secca ciuccita una salviettina umidificata. Sì. Potete fare i ruttini al limone, però sì, insomma in quel momento le altre comunque. Chiedo una cosa, ma sei una telefonata o sei rimasto da prima? No, penso che no, sono una telefonata, sono un signor che se l'ha dal... Pronto? Sì, sei in linea con noi, in diretta, ciao, su Tele4, te lo giuro. Pronto? Pronto? Mandy? Sì, parla forte. Mandy! Siamo noi, siamo pronti, dillo. Sono la tua amante. La mia amante? Sì. L'amante di Gelindo? Sì, l'amante di Gelindo. Ah, ok. Io abito a Savagnacco e io abito a Martignacco. No, meraviglia. Cioè, sei di Tavagnacco e abiti a Martignacco, va bene, sei perfetta. Sì. E la moglie del Gelindo, signore. Sì. No, non la moglie, ma l'amante, insomma. Il Gelindo ha le sue storie. Non sapevo, non lo facevo tipo, sa. Invece sì. L'insospettabile Gelindo. Ci frequentiamo ma lavorando. Senza sosta. Senti Flavio, posso dimmi, chiederti una cosa? Vai. Mi canti una fresca Bavisela? Perché io sono la stessa ragazza sì, che ha cantato la fresca Bavisela in friulano quando c'è stata la Barcolana. No, ti ricordi? Sì. La fresca Bavisela in friulano, che è un capolavoro, meraviglioso. Domenica, mi ricordo. Sì, la nostra traduttrice in è diretta, vero, traduttrice in friulano, sì, della fresca Bavisela. Bravo, meraviglioso. Ridevo. Sì, sì, allora un pezzettino piccolo. Normale. Un pezzettino piccolo. Sì. Tocca, sì. Facciamo un partimento ogni volta in uno stile ma diverso. Mi dici giusto le prime frasi della fresca Bavisela in friulano? Una fresca Bavisela incomincia già a soffiare. Sì, une fresche Bavisele attacche già a soffiare. Attacche già a soffiare, sentito? Sì. Bellissimo, bellissimo. Ascolterei ore di una fresca Bavisela in friulano. Ma un giorno, quando ci sarà l'invasione, lo faremo. Quando venite alla festa del prosciutto a San Daniele? Ma magari, alla festa del prosciutto a San Daniele veniamo. Mamma mia, che con gran piacere. Parla con gli organizzoni e noi si viene. Adoro il vostro prosciutto. Grazie. Comunque io sono una ex collega di Alberto, l'infermiere del pronto soccorso di Spilimbergo. Va bene, salutiamo. Aspetta, sei l'amico Alberto. L'amico Alberto. Ma veramente. Allora, guarda, veramente un piacere e anche constato che è proprio piccolo, cioè Trieste è piccola, ma proprio Friuli, tutto, siamo tutti vicini. Meraviglioso, salutamelo tanto, anche se ci scriviamo spesso, salutamelo anche tu. Sì, grazie. Ciao tesoro, grazie. Ciao, allora poi grazie, un pezzettino di una fresca Bavisella. Ci arriva un messaggio che mi dice, spieghi che Flavio cosa sono un diffusore. Un diffusore, se... un diffusore. Ma scusa, te lo usi per i pay dei Sky, Madonna. Si fa il rizzetto. E tu così. Tite che ha visto che ha cambiato canale quando Flavio ieri si è messo il scotch? No, mi ieri ho visto, ma ho perso il momento in cui si è messo, per cui sono arrivato e ho detto, ma perché cade lo scotch? Guarda, sei un peccato perché... Te poterà guardare la replica sabato perché non l'ho fatto mai più. Allora, ho visto tutta la puntata, non so quando te sei messo lo scotch. Lo scotch si sta messo durante la pausa perché si è arrivato il censore. Il censore mi ha messo lo scotch perché non si poteva vedere queste mammelle al vento. Anche perché ma te sono un uomo. Go una terza di una certa qualità e non si bella. E non si bella a quest'ora, insomma, che se proponi così le proprie grazie. Quindi se è arrivato il censore e mi ha messo le X, se è giusto? Sì. E che se mi piacesse tanto che te le mettessi di nuovo se non fosse che mi devo fare un tocco di una fresca Bavisela adesso. Ma non le metterò mai più. Allora, marinaresca. Sono una roba prima che mi dimentico. Ma allora, cosa fa? Saluto. Ah, eri ancora. No. Ciao, sono ancora là. Ciao, scusa. Sono sempre io. Posso fare un saluto? Sì, certo. Vai.
vorrei salutare il mio compagno San Paolo, perché mi sopporta ed è San Paolo, come tutti i triestini sono tanti. Allora un saluto a San Paolo, va bene. Quindi sarà Gian grazie Paolo, grazie San Paolo, San Paolo, San Paolo. Ciao tesoro, ciao, grazie, ciao, grazie mille, ciao, ciao, ciao. Giustamente, se non gli diciamo ciao, uno resta là, che anche ha ragione. Giusto, ma pensavo che era cascata la linea. Però una roba che amico notato, non so se avete notato, che succede sempre nei film americani, sta roba. Sì. Noi si saluta mai. Mi fa nervoso. Noi si saluta come mai. Come fa a sapere che si è finita la conversazione in sera? Sì, è vero. Non arrivo mai a capirlo. Noi si saluta mai e la porta di casa è sempre aperta. Sì, arrivo a casa e trovo un altro dentro. Sei tu. Ah sì, scusa. Sì, ecco. Normalmente. E bevi super alcolici come se fossi ghiaccioli di Coca-Cola. Sì, come proprio di mattina presto. Sì, in continuo. Un whisketto. A collo. Una roba prima che dimentico, solo un momento. Penso che era un messaggio di Caine, no? Ecco, quindi salutiamo Francesco Cainero. Che ne ha chiesto la canzone De Sappi che non se la ricordiamo. Non se la ricordiamo benissimo, però apprezziamo questa cosa. E dopo passava sempre un messaggio che mi chiedeva di che mese sono di febbraio. Ecco, punto. Sì. Quindi che versione passiamo della fresca bavisella con chi? Visto che Baglioni che mozza usa. Orca, c'è un altro. Famo vari. Fa un misto mare. Vabbè, dai. Famo un inizio. Vuoi un inizio De Ruggeri? Secondo me perché un po' con mare d'inverno, no? Una fresca bavisella incomincia già a soffiare. Con Cato. Se ponente è sulla vela che se gusta buon di sa. Renzo Arbore. Te saluto donna mia, vado in barca a Palolo. Lucio Dalla. Se domani vado via, non te tempi a disperare. Cosa ritorna il? Allora sì. Renato Zero. Trieste dormi, che il mar se muovi appena. Tozzi. Le stelle brillano e lei mi fa sognare. Facchinetti. E se stanotte c'è una sirena. Iannacci. Mi te la voglio. San Giorgi. Domani a regalare. Un ritornello, un altro ritornello con Albano. Esiste notte Morandi. C'è una sirena. Ornella Vanoni. Mi te voglio. Oggi senza barba. Di Piazza. Domani che è una cosa bellissima, vedi anche queste canzoni a regalare, però io personalmente preferisco il medley, ma vabbè. Pubblicità, svegliamo fra pochi pubblicità. Minuti. Tra poco! Preparate coi telefonini che dovete farvi video, mi raccomando. A fra poco, ciao! In diretta, sì, 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 in diretta sarebbe meglio, ma... 040 31 39 93 340 700 6567 SMS, ma questo invece non è un momento in cui noi si risponde subito alla telefonata, ma si va subito con il pezzone bellissimo. Dai. Ci state? Pezzone, allora, presento io, vai. Al signori Maxino alle tastiere, Elisa Bombacigno alla voce, pezzo meraviglioso di Tosca Sanremo quest'anno, Ho amato tutto. Dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Non so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto di ogni parola stanca, il significato.
perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato, ed è una musica che fa in un istante primavera che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Se è vero che il tempo ci rincorre, oggi sono questa faccia, questa carne, queste ossa. Sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, è sempre troppo tardi per chi non tornerà. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un treno che è partito, sparito in mezzo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per averti tra le braccia, per rivederti. Respiri, stracciarsi via la pelle, spersela scambiare, è l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani, come sempre nei tuoi occhi, la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo amato. Ho amato tutto. Signore e signori, Maxino alle tastiere, Elisa Bombacino alla voce, una canzone meravigliosa dal titolo Ho amato tutto, sottotitolo Basta che se muovi. No! Sei bellissima, sei bellissima, ecco, gorovina tutto, tutto, qualsiasi roba, però qualsiasi poesia. Però può apprezzare perché era bello, devo dire che era bello. Tutto quel che si muove. No, basta che se muovi. Sei bellissimo. Sei bellissimo, così. Pronto? Ehi là, pronto? Ciao! Ciao, sono Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Nocchi. Patrizia sì. Patti. Sì, quella. Oh, quella. Patrizia Germani. Ciao. Germani? Sì. Esattamente. Nome e cognome. Ti vuoi un indirizzo? Stavolta sei la Patrizia giusta, ragazzi. No, sono contenta che ho preso ieri Gotentama in vano, no? E oggi che sei anche Elisa, che così approfitto di salutarla anche a Ela, che sei tre tesori, sei tre splendidi. Grazie, grazie. Ecco, ascolta, mi volevo dire una roba per Flavio. Sumi. Te go pensare l'altro giorno, perché io ero in supermercato, cercavo fasoi. E non era neanche una scatoletta di nessun tipo di fase, quindi go pensa che te sono passati. Sono passati. In che supermercato di ieri? Senza dire nome, zona? In zona Montebello. Io non mi. Un grande. Perché ho fatto il tragitto, ho fatto da Montebello fino a San Giacomo, dico ci fai tutti, perché mi dà fastidio che dopo capi altri fasoi. No. Ecco. Mi volevo mettermi là e dirgli, guardè che se sta Flavio, Sì. Vabbè. Infatti, sa, se un attimo cambiare le parole in te borbotti e te borlotti. Mi adesso quando mi dici, Flavio, te borlotti, vabbè. Vabbè. Beh. Questo tra l'altro altera totalmente il sondaggio di quanti fasoi che ha mangiato Flavio nella vita, fino a quando? Fino a prima della clausura. Dopo la clausura il numero dei fasoi è chiaramente aumentato. È aumentato, sì, certo. Sì, sì, sì.
Sì, sì, ma mi devo anche informare con i commessi per sapere quanti che te caccio alto, così arrivo a fare un calcolo. Ma più. Guarda, comunque il monte premi è sempre quel 2 miliardi e mezzo d'euro. Se 2 miliardi e mezzo d'euro per chi che indovina. Vabbè, quindi vabbè. Se te capita... Sì, 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 sì. Bon, Muli, sei favolosi, bravissimi e favolosi, e ne sei una compagnia proprio... Grazie. Siamo contenti, grazie. Patrizia, speriamo di vedersi al più presto. Esatto, l'unica roba che manca è i nostri applausi, ma calcolè che vi arriva tutti grazie. Dalle case. Penso che il primo applauso che arriveremo a sentire, se commuoveremo, penso che forse morirò in quel momento. Anche secondo me. Sarò come il can de Ulisse che senti e moro. Per me sì, sarò. Sento. No, figo. Non vale, questo non vale. Zebel però. Zebel. Ci dobbiamo preparare. Buona Pasqua. Grazie, buona Pasqua auguroni. Anche a te. Grazie. Siamo a Pasquetta anche, che abbiamo scoperto, ne aveva detto con largo anticipo così si organizza io. Oggi. Ma adesso sappiamo che siamo a Pasquetta qua. Certo, anche noi saremo qua davanti alla TV. Va bene. Grazie. Grazie Patrizia, grazie. Ciao. Continua tanto, sentite sul gruppo Club Macete, ve legge 200 commenti sui soprannomi, che ne sei tantissimi veramente. Te dovrà comporre una canzone con tutti i soprannomi, secondo me. Noi avevamo detto prima che avessimo mostrato la grafica, quella con Vado Ciorla. Va a prendere. Ha invitato sempre lo stesso autore, Manuel Zuliani, che aveva fatto una canzone su Nella. E era veramente carina, devo dire la verità. Tra l'altro su Bella de Giovanotti, tra l'altro. Sì. Ricordo tutto. Quindi sei l'autore del disegno che sta per arrivare e anche della canzone, quindi a questo punto potessimo dedicare questo pezzo al pronto soccorso di Monfalcone che sicuramente sarà fan di Nella Ulcigradi. L'abitazzo a Borgo e tutti a Borgo sa chi sei. La porta Rocco attorno a De Drio de Zatelga 3, nogo parole Nella, lavazzo in cantina, a serar Faustina, per il suo compleanno la che compra un taglierino, bella da paura, sai stucco e pittura, se te va de bricotti te la polveder. La impana tutto il giorno, la ha impanato anche il purè, anche la pasta al forno, e una scudella de te, na 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 cara, demo se del ti, canta insieme a me, che domando a te pano de farmi un coronella. Godo con te vardo, vestita di leopardo, nella mima in pizzo e sciopo come un gran petardo. Te son la mia diva, dell'olio d'oliva, pangratta tutte le ore, che splendore Nella. Coccola e destrosa, stabile te sposa, mi prova se insiste perché sta per ceder Nella. Nella tua cucina, za fin de mattina, se respira l'aria pregna del tuo frittolino, un fiatin pesante, ma che odor divino, ma che fortuna che sei gualtiero da bambino. Donna tutto tondo, la fine del mondo, te c'ho l'ovia scrocchi per impanar la parmigiana, come ti nessuna, vegno su per luna, non sta preoccuparte, porto mi de beve Nella. Dopo lavoro, bellissimo. Bravo Manuel, bravissimo. Tanto ricordiamo dice neanche un ritocco, esattamente così. Addirittura mi sbagliavo una roba da dire adesso. Quindi. Sì, non voglio dire, ma con una roba qua in mano. Guarda, la bellezza. Vabbè, meglio un uomo oggi e uno domani. Che bello il libretto della signora Nella, che viene fuori nel momento commerciale migliore in assoluto. Quando poteva essere un momento più bello.
Quindi noi, visto che manca più o meno 15 minuti, possiamo dirvi che potete prepararvi. Allora, intanto mi adesso metterò un post. Vedo solo una telefonata, dai. Quindi prima di partire con vai, vai. Telefonata. Vai. Pronto? E sono me? Sì. Me? Sono Claudio da Gorizia. Ah, che bello. Ciao Claudio. Ciao. Ciao, buonasera. Perché ho tolto la voce dal televisore perché se tutto in tempo non sei... Sì, se no te va in televisione, in televisione te ne vedi più giovani. Bravi, è la prima volta che vi telefono, sono emozionato. Ma bravi a cantare, oltre che Maxino, anche quella lì, quella che canta, che ha le culatte lì, quella che... La Furia, le culatte. Ma no, ah no, che poté cantarla, volevo dire. Ah, la canzone, le voglie insoddisfatte. Cioè. Ok. Non mi sei venuta bene, evidentemente. Voi siete bravi a far ridermi, meno. No, allora, quella di Sgarbi è vera però, perché lui in Parlamento, di questo video che gira, e predicava che non sia un'emergenza. Sì. Infatti nel gruppo misto, immagino, perché, boh, insomma... Il gruppo mistico, se lui, sì. Per i musei aperti. Sì. Ma... dopo una parentesi culturale, mi sono di Gorizia, ma sono cresciuto in quella piccola fassa fetta del territorio che, diciamo, se parla Furlan in provincia di Gorizia, anche una parte della bassa Furlana. E volei lanciare questa critica al resto degli amici friulani, tipo la signora de prima che si è intervenuta con Mandi. Che sappia me, da quando sono nato, Mandi si dice quando si va via, come commiato. Ah dai! Cosa arriva, cosa si dice? Ma ciao, buonasera, buon dì, ma siccome tschüss in tedesco, però Wikipedia conferma quel che se è più un commiato che altro, ma si può usare anche quando si arriva. Quindi c'è una piccola cosa che lancio tramite voi agli amici friulani che telefono a voi. Se non sbaglio, vuol dire nelle mani di Dio. Nelle mani di Dio, Mandi. Sì. Scusate, non vi ho sentito. No, che vuol dire nelle mani di Dio, no, Mandi? Se l'etimologia, se varie robe, mi lo identifico come tschüss in tedesco, perché ti, quando ti arrivi in tedesco non ti dici tschüss, ti dici hello, hello, no? Ah, beh, questo, mi infatti non dico hello, dipende dall'ora. Dipende dall'ora, sì. Grazie però per questo salto culturale che ne fa sempre ben, soprattutto sì, a me. Sì, sono quel che vega consigliare Indiana Jones e l'ultima crosta de pan. L'ultima crosta de pan, bello. No, grazie. Ciao caro, ciao, grazie. Si capita spesso di essere in quelle condizioni che ti sta salutando qualchidun e non ti stas a dire che ciao o buonasera o buongiorno. Non è un'emergenza, ho detto che non è un'emergenza. Quando le dico che non è un'emergenza, vuol dire che non è un'emergenza, la smetta. Lui del solito gaio ci picci, quando non gaio c'hai, sì. Gaio ci qua sotto, non vedi nessun nel mondo. Non vedi nessun nel mondo. Lui è 15 anni che non vede nessun nel mondo, per quello non è un'emergenza. Passi a Flavio così. Sì. Ecco. Era che severi questi, te pare così mio. C'hai, però che somiglia completamente a quei che ti usi per Sgarbi. Ecco. Ah sì, è vero. Ecco, ci siamo pronti, siamo nella zona che adesso si va verso il finale. Io certo. Sono l'esponente principale del partito bipolare italiano. Sì. Questo partito bipolare importantissimo, con calma vi dice che è il momento di andare al voto e che non è un'emergenza. Avevo paura, e voi, di andare. Cari amici, siete delle capre, capre ignoranti, vergognatevi, siete delle capre, credete a tutto, vergogna, capre. Non dico niente. Perché devi venire sempre così male questa roba? Non dico niente, basta, tolgo gli occhiali. Per cortesia, signor Sgarbi, devo fare tanta roba. Una roba molto importante, come un evento particolare. Finalmente avevamo da fare questa roba, ovvero che avevamo detto, sì, che avessimo fatto alcuni balli del gruppo. Come terza serata, okay, faremo le canzoni più brutte della storia dell'umanità, tutte taccate. Siete pronti da casa per i balli del gruppo? Zazzeroni. Ve filmé mentre sei col telefono orizzontale, mi raccomando, sì, orizzontale. E dopo questi spezzoni li pubblichè nel commento a questa roba che ho messo sul gruppo Clap Macete. Ho scritto, sì, video dei balli del gruppo infatti stasera come commento qua sotto. Giusto. E come anche te qua sotto. Manuel Giuliani ne saluta e manda i cuori. Ciao Manuel Giuliani. Ciao Manuel Giuliani. Vabbè, quindi andiamo con questa cosa qua che finirà col Boba Juer. Quindi prima un mix di queste robe qua, un can can veloce e Boba Juer come chiusura. Pronti? Vabbè, anche per la chiusura del Boba Juer? Sì. Allora, questa qua, questo ritmo che ha segnato il ritorno dei balli del gruppo nella storia dell'umanità.
che era una delle canzoni più brutte mai uscite e lo è ancora adesso a distanza. Questo ritmo e questa canzone probabilmente sei la responsabile del Covid-19, probabilmente. Dalla tuo corpo allegria Macarena, che tuo corpo fa dall'allegria cosa buena. Dalla tuo corpo allegria Macarena, Macarena. Dalla tuo corpo allegria Macarena, che tuo corpo fa dall'allegria cosa buena. Dalla tuo corpo allegria Macarena, Macarena. Macarena è un uomo che si chiama, del Pinino Vitorino. Alla dura la bandiera del muchacho, se la diamo a amico. Macarena è un uomo che si chiama, Nandelino Vitorino. Alla dura la bandiera del muchacho, se la diamo a amico. Dalla tuo corpo allegria Macarena, che tuo corpo fa dare l'allegria cosa buona. Dalla tuo corpo allegria Macarena, cambio. Macarena, è scappato malissimo. Sensual, un movimento sensual, sensual, un movimento mi sexy, sexy, un movimento mi sexy, sexy. Anche se viene in africano e parole a casa dico una bomba, para balare su una bomba, para gozare su una bomba, e para caso dirò una bomba alla mujer o baila así, babu, así, abu, así, así. Vai Flavio, una mano alla cabeza. Una mano alla cabeza. Attenzione. Un movimento stipsi, stipsi. Un movimento stipsi. Una mano alla cintura. Qua. Una mano alla cintura. Un movimento sexy. Un movimento stipsi. Un movimento sexy. E qualcosa bene come. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Bravo, bravo. Suavecito para arriba. Puzzo. Para arriba. Puzzo. Suavecito para abajo. Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba. Mi posso tagliarla, andiamo direttamente. Acaba, 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 acaba yo. Acaba, 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 acaba yo. Acaba, 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 acaba. Posso che mi piace, bellissima. Tra l'altro su questo stesso ritmo noi si è perduto d'animo e anni dopo che ha fatto una terza roba che era questa qua che faceva proprio schifo. Non sa, ah sì, você me mata, ai se tu pego, ai, ai se tu pego, derifa, derafa, ah sì, você me mata, ai se tu pego, ai, ai se tu pego. Mime, non potessi fare un altro tocco di questa canzone qua. Però vediamo. Non dovessi, mentre queste canzoni, non dovessi uscire Dio e zigarpentitevi. Esatto, esatto, cioè, esatto. E adesso per una roba, queste tre qua, misciate a casaccio, mentre sei a casa dove far prova dei riflessi. Sì, cambierò l'altra. Sì, giusto. Vado. Dalla tuo corpo allegria Macarena, che tuo corpo fa dare l'allegria cosa buona. Dalla tuo corpo allegria Macarena, Macarena. Sensual, un movimento sensual, sensual, un movimento mi sexy, sexy, un movimento mi sexy, sexy, un movimento mi sexy. Ah, dalla tuo corpo allegria Macarena, che tuo corpo fa dare l'allegria cosa buona. Dalla tuo corpo allegria Macarena, no sa, no sa, así você me mata. Ay, se tu juego, ay, ay, se tu juego. Acaba, 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 acaba yo. Acaba, 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 acaba yo. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo da la alegría cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ancora. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo da la alegría cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ultima. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo da la alegría cosa buena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena. Go. Vai, fa un bel finale. Macarena. Aspetta. Sei pronti? Via questo! Sulle gambette! Mostra, vai, vai Flavio, vai! Non arrivo! Ma come no, non arrivo? Ma ho fatto male la schiena! Vabbè, ma che... Ultima! La 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 la
faccio il paio. Siamo al momento topico. Ora rilassatevi, respirate e state leggeri. Respirate, ispirate col naso e traspirate dalle ascelle. Come traspirate dalle ascelle? Sì, dei nuovi modi. Siamo pronti per il gran finale con il Boba Jouer. Boba Jouer è il ballo di Walter, quindi se in questo momento potete concentrarvi e rifarlo. Se abbiamo dimenticato di far muy a mega song, ma tanto siamo qua ancora 6 mesi, chi se ne frega? Aspetta. Vabbè, faremo la prossima volta, quindi attenzione al Boba Jouer. Boba Jouer deve fare i passi come pronti ragazzi, come che li fa Walter. In questo caso qua mi mollo, qua metteremo una vera base, non la suonerò in questo caso. Quando il professor Walter, docente di balli del gruppo, sei pronto, mi vado con il pezzo. Vado? Vai! Via! Perfetto. Cominceremo un poco come gioca Jouer con un bel camminare in modalità un po' alcolica. Mi stai nervosino? Mi sembra? Vado! Camminare! Mi raccomando, video orizzontale. Oh! Calicetto! Bravi, bravi! Opla! Opla! Barcollare! Cercarlonghi! Bravo! Cercarlonghi! E Molime! Nola mamma! Pinquo, me lo pinquo, chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo, mi amare cosa? Me lo pinquo, chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo, codindio, e chilometro, e chilometro, e no go. Me lo pinquo, chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo. Mi amare cosa? Me lo pinquo, chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo. Walzer! Entra il mio cuor mi te porto, ma l'asto valzer così. Avanti a casa valzer viennese! Viva le bombe de borgo! Te sarà Walter con me. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, camare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, codindio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, camare. Ballo Walter con me. Se riprendi la lancia a minare. Oh, calicetto. Opla. Barcollare. Cercarlonghi. Molle. Nora mamma! Me lo pinquo! Chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo! Mi amare cosa? Me lo pinquo! Chiedo tutte cotte ciò, me lo pinquo! Grazie! Entra il mio cuor mi te porto, balla sto balza e bussi. Viva le bombe de borgo, te sarà Walter con me. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, camare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, codindia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, camare. Ballo Walter con me. Perfetto, bravissimi, grazie a tutti. Verso che vi siete filmati, se andate sul gruppo Clap Macete, pubblica il video sotto il post che ho messo me. De che so. Noi siamo arrivati alla fine, quindi facciamo un giro dei ringraziamenti. Alla nostra sinistra, Elisa Bombacigno. Grazie. Alla nostra destra, Flavio Furian. Eccolo. Al nostro in mezzo, Massino. Grazie. Ricordiamo che noi torniamo in onda sabato con la puntatona che si chiamerà Smart Cete, con un ospite importante. Ospite Elisa Toffoli. Esatto, domenica Macete Evolution, qui ripercorreremo la storia di Macete. Domenica Macete Evolution, mentre lunedì avremo Macete... cos'era? Macete Resurrection. Macete Pasquetta. Non sappiamo niente ancora, ma qualcosa faremo. E dopo torniamo con il ciclo solito, quindi Macete qualcosa martedì e mercoledì tutti i giorni. Quindi se non sai cosa, in Pizzeria TV che saremo noi praticamente. Sì, se volete prepariamo
cosa de magnarne di sé. Ne di sé portemo. Veniamo. Quindi mercoledì tornerà Elisa con noi, martedì che saremo noi senza Elisa e venerdì sarà Elisa senza, non so, perché adesso... No, beh, diciamo che in puntatona che sarà un po' di tutto. Un po' di tutto, amici e colleghi, eccetera, eccetera. Sì. Sarà una gran puntata complessissima, quindi intanto comunque a prescindere, buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao amici! Ciao amici! Macete, macete, banana. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di macete. Macete, macete.